No, ma se ne parlava, è una discussione seria. Perché io sto cercando di fare la base. No, non cagnate proprio niente. Destra bene, sinistra bene, a centro. Che stiamo? Metti la mano, togli la mano. Metti la cinque. Bruno significa che in qualsiasi cosa che fa. Metti la cinque. Sta sempre un simbolo. Quindi, se tu hai fatto la cavetta. No, aspetta, partire la ralizzi, partire la mano, non mi ricordo, quando qual è il gesto? Sto spiegando prima un po' come un quale ustrillo. Lo sapevo, in particolare, poi ti dico partire e poi tu dai la Dene Assa. Vai, io che lo sai tu. Dene Assa. Dene Assa. Se lo imparano qua, lo farò te. Allora andò da questo grande maestro che è il mio maestro. Ma sapete voi, perché chi l'era costruito? Allora chiede, maestro, io voglio imparare il karate. Allora dice, maestro, va bene, vieni domani mattina alle 6 di mattina e vieni a imparare il karate. Però. Alle 6 di mattina, questo mi interessa, vada da maestro, che dice, questo è il pennello. Dove è la pennellata? No, pittore. La pennellata. Pennellata, sì. C'è tutta la casa. C'è sempre tutta la casa. Poi disse, ho finito. Lui dice, tu lo steccato. Allora, vabbè, questo è un partito. Poi il giorno successivo e c'è tutta steccata, poi c'è tutta casa, poi ritorno il giorno successivo c'è togliere la cera e mettere la cera a pavimento, poi torno il giorno successivo ancora c'è la vai in macchina, però sempre in movimento rotatorio, orario e antiorario. Poi c'è tutto il voi su un betti su una sacca. Io per me tu mi arrivo al tratto. Il brusurio, adorei il brusurio, ci buscate un po'. E poi ti spiego perché ti è cresciuto. E tu quando sei venuto all'azienda, quando sei venuto a fare cadere allora ti dicevo, allora io sei venuto venuto all'azienda, metti vicino alla coscienza. Coscienza, buongiorno, sono coscienza. Metti vicino. Pulizzate la pista, appunto. Secondo me, dopo 6 mesi, anni 70, amato, in macchina, la linea tutto lo chiama Toriolo, e sta secondo me, ha saputo, io voglio fare guaio, alla fine significa che chi fa una buona gavetta, paga, ma che paga la gavetta, la gavetta paga, allora, se tu vai vicino a uno degli ultimi assurdi, no? E dici, voglio rapinare una parentesi e poi aggiungo che sia tu lì la prendo per mio no tu lì te la pietra nascono con il rispetto altrui. Vabbè, comunque prossimo, ciao, dopo la finita. Cioè, andiamo, il rispetto la gavetta, la gavetta paga. Il senso che prima di sapere mettere le manine sul computerino del
prima che fai? Dici, e sapevi prima, e sapevi prima come la fai? Come perché? Perché a vedere cosa la fai prima, fai prima punto e poi fai a base. Apriamo nel fatto prima della altre parentesi. Vediamo la parola. E poi avrà giù, ma che già si crede di questo fatto sta dicendo. No, non sarà mai così. Com'è? Ma stiamo scendendo. Ma chi c'è dentro per là? Perché ci va a avvicinare? No, dove va da fare? Non accetta. Non la vuole accettare. Ma che significa voi? Allora c'è di noi che non facciamo vedere un film. Te ne sta dentro quanto campioni calateo. Perché incomincia dalla base. No, devo sapere, se tu vai a lo scorso prima questo senso. Se tu vai a come si chiama il livello? No, vabbè. Arriva tutto quello che se affini per lo scorso, allora arriva a montato. Ma sì, per lo cioè, la capacità di un grande imprenditore è di fare andare prima con l'operaio. E poi fai così. Perché chi comanda, fa bene l'operaio. Però hai visto a fa spesa. Ma di del Piero, l'uccellino di del Piero? No, non è l'uccellino. La teoria dell'uccellino. Sta un uccellino sull'albero. Ma sei di pensi cosa? In impegno. Sta un uccellino sull'albero. Non lo interrompete. questo uccellino, mentre passeggia sulla moncello, cade per terra. E cade nella neve. Che sta lì invece ci raccontate a Dario quando è venuto a fare i calci, ci raccontate a Cattolare quando è venuto a fare i calci. Già visto il da me. Infatti sono persone bene. Allora, a me manco un gol. Ma perché tu? No, che stai contando? Che si manca la viene una mucca, lo vede che lui sta piangendo, prende freddo, ti avvicina, ti gira di spalle sopra. Ci mette una bella cosa. Nel frattempo c'è un lupo che lo sente, gli si avvicina, lo prende, lo pulisce e se lo mangia. Amore qual è? Non tutto va a perdere quelle che ti butto in mezzo in faccia, lo fanno per il tuo male, e non tutti quelli che ti tolgono la mezza della faccia lo fanno per il tuo bene. Come spiegare le cose? Salute, salute. Sta cosa qua?